Riprendiamo. Allora, lascio scritto solo Z. È l'insieme dei numeri interi. Allora, come n era una fila con un inizio e senza una fine, monolatera, z è una fila bilatera. Quindi meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Però attenzione, z volendo, già l'ho fatto prima, lo potrei mettere pure, se non li metto nell'ordine crescente, ma li metto in un altro ordine, potrei pure disporlo su una fila monolatera. Potete fare esempio. Prima 0, poi 1, poi meno 1, poi 2, poi meno 2, poi 3, poi meno 3. Questa osservazione ce la riprendiamo quando sarà il momento. Però normalmente z si rappresenta così. Ok? L'abbiamo costruito anche formalmente, quindi sappiamo. Quindi z non ha bisogno di nuovi assiomi. Gli assiomi sono quelli dei numeri naturali. Z l'abbiamo costruito. Relazione di equivalenza, equivalenza, classe di equivalenza. Adesso cosa facciamo con z? Abbiamo due operazioni più. Più è un'operazione interna, si dice che va da z per z a valori di z. Cioè la somma di due numeri relativi non fa altro che produrre un numero relativo. Cioè meno 3 più 4 fa 1. Oppure meno più 2 più meno 7 fa meno 5. Qual è la regola? Come si fa la somma? Si va a esaminare. Vabbè, se sono tutti e due 0, se uno di due è 0, la somma viene uguale all'altro. Poi se invece entrambi i numeri sono diversi da 0, si va a prendere, si va a vedere se sono concordi o sono discordi. In queste due somme sono, in entrambi i casi sono discordi. Facciamo un'altra: meno 3 più meno 4 fa meno 6. Allora, come si fa? Quando sono discordi il segno è il segno del più grande, allora 4 è più grande di 3, quindi il segno è positivo, e poi si fa la differenza. Perché quando all'elementare abbiamo imparato a fare la differenza un numero più grande, meno un numero più grande. Qua invece, per esempio, il numero più grande in valore assoluto è 7, cioè senza segno si guarda, quindi il segno è negativo, perché 7 portava il segno meno. Poi si fa sempre 7 meno 2 che viene 5, quindi la somma fa meno 5. Questa è la regola con cui si fa la somma di due numeri interi relativi. Quindi in realtà stiamo usando la differenza, ma la differenza delle elementari, che si faceva solo quando c'era il numero, il sottraendo era il numero più grande e il minuendo, cioè il numero da togliere, era il numero più piccolo. Quella si poteva fare. Quindi quando abbiamo una operazione che prende due elementi di un insieme e produce un terzo elemento dello stesso insieme, per esempio qua prendo meno 3, 4 e viene 1, più 2 più meno 7 fa meno 5, meno 3 più meno 4 fa meno 7, si chiama operazione interna. Io posso prendere due numeri interi qualunque e fare la somma, darà sempre un numero intero. Le regole le ho date. Questa operazione interna possiede determinate proprietà. Allora, prima proprietà è associativa. Cioè x
più x più z è uguale per ogni x, y, z appartenente a z. Facciamo a testa, facciamo un esempio. Ad esempio, meno 3 più 5 più meno 4. Allora, quando io faccio il più, l'operazione più deve avere due addendi, non 3. Allora cosa posso fare? Posso fare così, cioè metto prima il primo, associo il secondo addendo con il primo. Allora, meno 3 più 5 fa 2. 2 più meno 4 fa meno 2. Oppure posso fare meno 3 più 5 più meno 4. 5 più meno 4 fa 1, quindi qua viene meno 3 più 1, ma meno 3 più 1 fa meno 2, e vedete che abbiamo lo stesso risultato. Questo vuol dire proprietà associativa. È facile verificare che l'addizione è associativa. Poi esiste un elemento, lo 0, tale che x più 0 è uguale a 0 più x, che è uguale a x per ogni x appartenente a 0. Cioè, se io prendo un numero intero e ci sommo 0, il numero intero rimane uguale. 3 più 0 fa 3, 0 più 3 fa 3, meno 7 più 0 fa meno 7, 0 più meno 7 fa meno 3. Chiaro? Oh, come vedete, io non è che mi rimetto a fare tutte le regole di addizione e sottrazione delle elementari, quello penso che l'addizione e la sottrazione veramente le sappiate fare. Scrivo le proprietà che di queste operazioni, perché quelle non so se per ricordare, anche se le avete fatte, non so se per ricordare. Poi, per ogni x appartenente a z esiste un unico diciamo elemento che chiamiamo meno x, tale che meno x più x è uguale a x più meno x uguale 0. Allora, questo qua si chiama elemento neutro dell'addizione, e meno x si chiama opposto di x. Allora, vediamo un po', se stavo in n, ce l'avevo queste tre proprietà? Interna era interna, perché la somma di numeri naturali faceva un numero naturale, quindi queste quattro proprietà, c'è pure l'operazione. La somma era associativa, lo 0 dipende, noi abbiamo fatto iniziare i numeri naturali da 1 e quindi non ce l'avevo, ma se li facevo iniziare da 0 magari ce l'avevo. Quello che sicuramente non c'è in n è l'opposto, perché se per esempio prendo 5 non c'è nessun numero naturale che sommato a 5 mi dia 0. Se voglio l'opposto di 5 devo andare a finire per forza nei numeri naturali, per andare a finire in meno 5. L'opposto di meno 5 sarà poi un'altra volta 5, quindi qua ce l'ho. Allora, come si fa a riassumere queste proprietà? Queste tre proprietà si mettono insieme. Allora, operazione interna lo vogliamo a priori, perché sennò non si parte proprio. Poi queste tre proprietà si mettono insieme, operazione interna, e si dice che da qui fino a qui si dice che z con l'operazione di somma
dice è un gruppo. I matematici amano le abbreviazioni, noi diciamo che è un gruppo. Poi c'è un'altra proprietà della somma, e che x più y è uguale a y più x per ogni x e y appartenente a z. Questo valeva già anche in n, cioè la somma è, come si chiama questa qua, la proprietà più famosa del mondo, proprietà commutativa. Questa si mette a parte. Per quale motivo? Per esempio, quando in analisi 2 faremo le matrici, vedremo che il prodotto di due matrici sarà associativo, ma non sarà commutativo. Quindi non è che vale, varrà sempre. Vale per la somma, va. Allora, qua, se ci aggiungiamo questa proprietà che comunque vale, diciamo che z più è un gruppo abeliano commutativo, oppure si dice abeliano. Abeliano in onore di un matematico norvegese che si chiamava Abel. Matematico molto importante, è molto giovane, ha 27 anni, però aveva già fatto delle cose. Matematici fanno presto, eh? Già alla mia età sono buoni solo per insegnare. Il maggior premio di matematica è la medaglia Fields, che si può vincere fino ai 40 anni. C'hai 41 anni, non te la do. Ok, è un gruppo abeliano. Quindi che significa un gruppo abeliano? Significa, non è z, attenzione, è z con la somma, cioè dobbiamo riconoscere che c'è una struttura. È come io ho un mucchio di mattoni e ho una casa. Se ho una casa, i mattoni sono stati disposti insieme con la struttura. Quindi qua non ho z e basta, ho z e qualcuno mi ha insegnato a fare l'addizione, l'opposto, la sottrazione. Chiaro? Che poi alla fine è l'addizione. L'operazione è l'addizione. La sottrazione è l'addizione con l'opposto. In realtà è il contrario, è l'addizione con l'opposto che è comunque una sottrazione, no? Se devo fare 5 più meno 7, alla fine devo fare 7 meno 5, poi ci metto il segno che ci devo mettere, ma devo fare la sottrazione. Ok? Però vista così le proprietà sono un po' più chiare. Operazione interna associativa, proprietà associativa, questo è importante, le operazioni se non hanno la proprietà associativa non si prendono loro in considerazione. In genere poi esiste l'elemento neutro, l'elemento neutro della somma è lo zero. Esiste l'opposto, ogni elemento ha un opposto. E esiste, diciamo, vale la proprietà. Ok? Tutti insieme si dice che z con la somma è un gruppo abeliano. Ora, quando parliamo di questo, non è che bisogna avere per forza z per avere questa situazione. Possiamo avere un'operazione che si comporta più o meno come la somma con tutte queste proprietà, ma non abbiamo z. Per esempio, fate la somma sull'orologio. Facciamo i numeri da 0 fino a 11 o da 1 fino a, da 0 fino a 11, vai. 12 e 0 è la stessa cosa, perché sul quadrante dopo
in genere il quadrante dell'orologio ha 12 numeri, quindi abbiamo i numeri da 0 fino a 11, là c'è scritto 12 ma per noi è 0. Allora, 1 più 3 fa 4, 7 più 6 fa 1. Allora, come funziona in questo caso la somma? La somma è modulo 12, cioè ogni volta che andiamo oltre il 12 ci togliamo 12. Chiaro? Quindi 5 più 7 sono le 5, passano 7 ore e mezzanotte, 0. Chiaro? Funzionano tutte queste proprietà? Certo, perché l'associatività funziona, l'elemento neutro c'è perché è 0, l'opposto c'è, chi è meno 5? Se io sto alle, diciamo, a 0, 5 ore fa chi è, che ora era? 7. L'opposto di 5 è 7, quindi meno 5 e 7 lì sono la stessa cosa. E vale la proprietà commutativa. Se sono le 5 e passano 4 ore sono 9, se sono le 4 e passano 5 ore sembra che 9 sono. Quindi, come vedete, possiamo fare uno specchietto con le somme. Per esempio, se voglio fare la somma modulo 5, lo specchietto più facile è questo. Supponiamo di avere solo due elementi. Facciamo la somma modulo 2. Allora, 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1, 1 più 1 fa 0. Questa è la somma modulo 2. Come si chiama in informatica? No, no, questa operazione c'è un altro nome. Operazione 0 fa 0, 0 operazione 1 fa 1, 1 operazione 0 fa 1, 1 operazione 1 fa 0. Che operazione è? L'ora esclusivo dell'informatica non è altro che la somma modulo 2 in matematica. Lo fate bit a bit, non è altro che la somma modulo 2. Questo oggetto strano con solo 0, solo 1 c'ha pure la moltiplicazione. Io potrei fare pure la moltiplicazione modulo 2. 0 per 0 fa 0, 1 per 1 fa 1. Chi ha questa operazione qua? L'end. Quindi su un insieme di due elementi che contiene solo lo 0 e solo l'1 si possono fare tutte le, si possono fare le somme e le moltiplicazioni. Anzi, vedremo che anche la moltiplicazione, rispetto alla moltiplicazione, è un gruppo abeliano. Perché? Mentre in Z non c'è reciproco, per esempio 5 non ha reciproco, qui il reciproco c'è, perché 0 non ce lo deve avere il reciproco. Il reciproco di 1 fa 1, quindi tutti gli elementi diversi da 0 avranno il reciproco in questo insieme qua, solo di due elementi. Quindi vedremo che questo insieme qua, fatto di due elementi, con questa somma e questo prodotto, ha più proprietà di 0. Ok? Adesso, quali sono le proprietà della moltiplicazione? Però non adesso, non qua. Insieme qua 0, 1 a volte con questa somma qui si chiama Z modulo 2, cioè sono le classi resto modulo 2. Se io prendo un qualunque, diciamo, sono le classi di equivalenza di quando andiamo a fare la divisione per 2 e prendiamo il resto. Per tutti i numeri pari quando dividiamo il 2 danno il resto 0, tutti i numeri dispari quando li dividiamo per 2 danno il resto 0. Se voi questa qui non mi dice altro che il numero pari più numero pari fa numero pari, il numero pari più dispari fa dispari, dispari più pari fa dispari, dispari più dispari fa pari. Questa mi dice che pari per pari o pari per dispari fa sempre pari, mentre dispari per dispari fa dispari. È un altro modo di vedere queste proprietà. Invece adesso questo esempio non ci interessa più, quindi questa è stata una digressione, spero che non vi abbia introdotto entropia, ma andiamo a continuare e vedere se su Z ci sono altre operazioni.
Beh, c'è un'altra operazione di nostro interesse. Qual è? Qual è l'altra operazione? Anche questa è un'operazione interna. Ok? Il per. Come si fa il per? Il prodotto. Beh, come si faceva, come si è sempre fatto. Moltiplicazione. L'unica da imparare è la regola dei segni. Meno per meno fa più. Più per meno fa meno. Più per più. Quindi 5 per 7 fa 35. Meno 3 per 9 fa meno 27. Meno 4 per 6 fa meno 24. Meno 4 per meno 2 fa più 8. Chiaro? Però quando faccio il prodotto di due numeri interi esce sempre un numero intero, quindi un'operazione intera. Non è che faccio il prodotto di numeri interi e esce martedì. Non esce qua. Meno 3 per 4 fa meno 2. Chiaro? Questa operazione interna è associativa? Beh, certo che è associativa, perché se io faccio il prodotto lo posso fare, in genere si mette un puntino oppure non si scrive proprio niente. Quando due numeri sono azzeccati l'uno all'altro si intende il prodotto, almeno come lettere. Con i numeri a cifre è più difficile, perché se azzecco 3 e 4 si legge 34, no? Allora ce lo metto il puntino. Oppure metto uno spazio in maniera tale che si capisca che è 3 per 4 e non 34. Se io faccio il prodotto associando i termini in maniera diversa è facile verificare che viene la stessa cosa. Per esempio 5 per 3 fa 15, per 2 fa 30, 5 per 3 per 2 fa 6, 5 per 6 pure 34. E quindi quando andate a farlo con un qualunque x, con un qualunque y, con un qualunque z, si verifica che vale sempre. Quindi anche questa è un'operazione interna associativa, come la sua. In realtà l'operazione interna associativa ce l'avevamo pure in n, perché anche in n il prodotto si poteva fare, no? La moltiplicazione avete imparato a farla ben prima dell'elemento. Ok? Poi però, prima di andare avanti e cercare l'elemento neutro del prodotto, che c'è, che è 1, ci vuole una proprietà di collegamento della somma, della moltiplicazione rispetto alla somma. Qual è questa proprietà di collegamento? La proprietà distributiva, cioè x più y per 0 è uguale a x per 0 più y per 0 x 0 a 0. E poi questa si chiama proprietà distributiva a sinistra o destra, insomma, come vi pare chiamarla, oppure poi avete x per x più z è uguale a x per z per y più x per z. Vedete, il prodotto si distribuisce rispetto alla somma, però x y z insomma, è più utile ricordarsi la proprietà che cercare di descriverla a parole. Comunque si chiama proprietà distributiva, tutte e due insieme, eh? Perché si devono scrivere entrambe? Perché ancora non sappiamo se il prodotto è commutativo, perché certamente se il prodotto è commutativo è distributivo a sinistra e distributivo pure a destra, però questo prodotto effettivamente sarà commutativo, eh? Per esempio il prodotto di due matrici sarà distributivo sia a sinistra che a destra, ma non è commutativo. AB e BA in generale saranno diversi di due matrici quadrate. Lo faremo questo al secondo punto. Poi allora sì, vabbè, quello di assunto lo faccio dopo. Poi esiste 1 tale che x per 1 è uguale a 1 per x del
uguale a x per ogni x appartenente a z, cioè l'elemento neutro del prodotto. Poi vale anche x per y è uguale a y per x per ogni x y appartenente a z, cioè è commutativo. Però se noi vediamo quell'operazione in maniera analoga a questa, cosa ci vuole dopo aver trovato l'elemento neutro? Ci vorrebbe un elemento che, facciamo l'operazione, io prendo x, ci sta un elemento tale che se faccio x per y mi viene 1, cioè l'elemento neutro del prodotto? La risposta in generale in z è no, quindi l'analoga di questa la non c'è, il reciproco ce l'hanno solo 1 e meno 1, 1 per 1 fa 1, meno 1 per meno 1 fa 1. Però se vado trovando un numero che moltiplicato per 2 faccia 1, in z non c'è, ce l'avremo quando faremo le frazioni e sarà un mezzo. Quindi per avere il reciproco, reciproco, diciamo, l'elemento che da operando, ci faccio l'operazione con x e mi dà l'elemento neutro, si chiama inverso. L'inverso rispetto alla somma si chiama opposto, l'inverso rispetto al prodotto si chiama reciproco. Non lo chiamate inverso, perché già di inversi in matematica ce ne stanno, la parola inverso si spreca. Quindi l'inverso della somma c'ha un suo nome, si chiama opposto. L'inverso del prodotto c'ha un suo nome, si chiama reciproco. Perché se no che cosa succede? Succede che quando andremo a fare le funzioni voi mi confondete, mi andate a dire che la cotangente è l'inverso della tangente. No, l'inverso della tangente sarà la cotangente, perché anche lì ci sarà un'inversione della funzione, che è un'altra cosa rispetto al reciproco della funzione. Quindi questo qua io non l'ho scritto perché non c'è il reciproco, ma quando lo andremo a fare su Q andremo ad aggiungere. Quando andremo sulle frazioni, quando costruiremo le frazioni la prossima volta, qua non cambia niente, semplicemente z, invece di scrivere z passo a Q e dovrò aggiungere una proprietà. Intanto vediamo con queste proprietà come si chiama z. Allora z fino a qui, allora, fino a qui si chiama anello. Anello significa ci sta una somma, ci sta un prodotto e il prodotto è distributivo rispetto alla somma. Rispetto alla somma è un gruppo abeliano. E siccome c'è l'elemento neutro si dice anello con 1. L'elemento neutro del prodotto si indica sempre con 1. Vedremo nel prodotto matriciale, per esempio, l'elemento neutro sarà la matrice identica. È una matrice fatta con più sulla diagonale, però questo sarà a suo tempo. Ok. Poi il prodotto è commutativo. Quando, per adesso questa qua la scriviamo a parte, quando faremo in Q, che avrà anche il reciproco di tutti gli elementi verso da zero, diremo che Q è un corpo. Essendo commutativo si chiamerà campo, ma Q, Z no. Quindi questo sarà più in là, cioè più in là, sarà giovedì. Domani, essendo pomeriggio, facciamo esercizi, tanti esercizi. Per esempio facciamo anche un po' di somme, di prodotti.
perché io ho già avuto modo più volte di fare qualche somma, qualche prodotto in qualche esercizio, e non sono sicuro se mi avete seguito tutti, non perché io vada particolarmente veloce, ma forse perché qualcun altro va un po' più lento. Io ormai sono, i miei neuroni diminuiscono, i mitocondri pure, quindi dovreste essere voi più scattanti. Ok, quindi questo è il quadro. Oh, chi è un anello però? Attenzione, chi è un anello? Z Z più e per essere un anello ci vogliono due operazioni. Z più e per è un anello. Oh, perché N e Z si scrivono così? Beh, innanzitutto per non sprecare una lettera apposta per questo insieme, no? Quindi ci metto N con la doppia stanghetta, Z con la doppia stanghetta, così non si confondono con la N e con la Z normale che potrò usare per indicare altre cose. Poi perché Z? Perché la parola numero intero in tedesco inizia per Z. Regole sono: chi prima arriva pianta la bandiera, quindi là sono. Insieme l'hanno denotato per prima i tedeschi, ci hanno messo il Z. Se arriviamo prima noi si chiamava I. Va bene? E va bene, quindi noi per adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso N, abbiamo costruito Z, e con Z abbiamo già tante. Per esempio, rispetto a N cosa ci abbiamo in più? Abbiamo l'elemento neutro perché ci sta lo Z, abbiamo l'opposto perché ci sta l'opposto, tutto il resto già ce l'avevamo. Ok? Andiamo, che però si estende anche a Z, perché cioè che il prodotto fosse commutativo su N non, una volta che abbiamo i numeri interi bisogna verificare che anche commutativo su Z, però lo è. Ok, adesso cosa ci manca su Z? Abbiamo detto ci manca il reciproco, non ci abbiamo il reciproco, cioè non possiamo fare le divisioni esatte, perché chi è la divisione esatta? È la moltiplicazione per il reciproco. 3 diviso 5 non è altro che 3 per un quinto, cioè 3 quinti, 3 quinti. Come prima la sottrazione era la moltiplicazione, era l'addizione con l'opposto, adesso la divisione è la moltiplicazione per il reciproco. Altrimenti dobbiamo dire che 3 diviso 5 fa 0 con il resto di 3, oppure che 8 diviso 5 fa 1 con il resto di 3. La divisione con il resto, per carità, è molto utile in tante cose, per esempio per fare crittografia, ma se vogliamo la divisione esatta, 8 diviso 5 non fa 1 con il resto di 3, ma fa 1,6, cioè 8. Chiaro? Ok. Quindi come facciamo a introdurre questo reciproco? Ci servono degli altri numeri. E questi numeri, comincio a farlo già adesso, anche se, ma sì, si può fare. Magari non scriverò le proprietà di campo di Q, questo lo faccio giovedì, però l'introduzione di Q si può fare. Allora, beh, questo è pure più facile. Perché è più facile? Perché abbiamo fatto Z prima. Per fare Q chi sono? Le frazioni. Per fare le frazioni, le frazioni voi veramente le scrivete sotto forma di frazione. Cioè, come è fatta una frazione? P diviso Q. Ah, se lo vogliamo scrivere formalmente lo possiamo scrivere P, Q. Poi dopo dovete pensare che questa coppia corrisponde alla frazione P su Q. Ok? P diviso Q è un simbolo, insomma, è un modo di scrivere. Però se lo vogliamo fare dal punto di vista formale, noi lo sappiamo fare perché sappiamo fare le coppie.
in queste coppie, in questa frazione, P è quello che chiamate, come si chiama? Numeratore. Q è il O. Allora, al numeratore cosa ci posso mettere? Che tipo di numero ci metto? Numero intero. Per esempio, 2 quinti, 0, per esempio al numeratore metto 0, la frazione era 0. Oppure meno 3 settimi. Quindi 2 quinti, al numeratore ci sarà 2, meno 3 settimi, al numeratore ci sarà meno 3. E al denominatore che ci metto? Un numero naturale. Qua ci viene comodo che i numeri naturali li abbiamo fatti partire da 1, perché tanto al denominatore 0 non si può mettere. E chi è questo insieme qui? Non è altro che z cartesiano n. Ed è veramente così, perché io la stessa frazione la posso trovare indicata come 8 dodicesimi oppure 2 terzi. E come si faceva a passare da 8 dodicesimi a 2 terzi? Si semplificava. Allora, comunque l'insieme di partenza è questo: ogni delle coppie numeratore e denominatore. Poi se le scriviamo così o se le scriviamo così è un semplice fatto grafico. Adesso cosa devo dire? Devo dire quant'è che due coppie, cioè due frazioni, sono equivalenti. Attenzione, questa equivalenza non è quella di prima del più. La scrivo sempre col circonflesso perché si tratta di un'equivalenza, ma è un'altra equivalenza, quella che ci darà l'equivalenza, diciamo, di due frazioni. Quando è che sono equivalenti? Secondo voi? Oh, io finora so fare solo la moltiplicazione di numeri interi, quindi vorrei usare solo la moltiplica. Allora, qual è la regola per dire che due frazioni sono equivalenti? Beh, questo è facile, l'avete visto come si faceva prima. P per Q' deve essere uguale a P' per Q. Per esempio, abbiamo detto prima 8 12 è equivalente a 2 3, perché 8 per 3 fa 24, 12 per 2 fa 24. Quindi PQ' è uguale a P'Q. Questa è la definizione. Ora fatelo che vi fa bene. Io poi lo faccio giovedì mattina, per prima cosa. Però fatelo. Verificate che si tratta di una relazione di equivalenza. Che dovete verificare? Che è riflessiva, che è transitiva e che è simmetrica. Si tratta di fare dei passaggi analoghi a quelli che abbiamo fatto per l'addizione, cioè per l'equivalenza che ci dava 0. Quindi questa è una relazione di equivalenza. Chi sono le classi di equivalenza? Le frazioni. Poi normalmente noi una frazione la vogliamo indicare quando è ridotta ai minimi termini, cioè quando abbiamo semplificato tutto il possibile, ma non sempre sarà facile farlo. Per esempio, se io ho 49 novantunesimi, non è ovvio che si semplifichi per 7. Peggio ancora se il fattore in comune tra numeratore e denominatore è molto più grande. Non è ovvio.
però è possibile. È possibile sempre trovarlo. Dati due numeri, esiste. Voi come siete abituati a, diciamo, cosa semplificare in realtà? Qual è il più grande, come si chiama il più grande divisore di numeratore e denominatore che possiamo? Massimo comune divisore. E come si trova il massimo comune divisore? Ecco, voi siete stati abituati a fare prima la scomposizione in fattori primi e poi diciamo prendere i fattori comuni al minimo esponente, invece per il minimo comune multiplo, i fattori comuni e non comuni al massimo esponente. C'è un modo diverso, che è anche algoritmico. Se io voglio fare, per esempio, 49 su 91, si fa così, si fa la divisione, 91 diviso 49 fa 1 con il resto di 42, poi il quoziente non si guarda, si prende diciamo il divisore e si fa diventare dividendo, poi si prende il resto e si fa diventare divisore, 49 diviso 42 fa 1 con il resto di 7, poi si ripete 42 diviso 7 fa 6 con il resto di 0. Ecco, l'ultimo divisore è il massimo comune divisore. Funziona, questo qua si chiama algoritmo di Euclide, eh? Quindi pensate bene che ci avrà un paio di migliaia di anni, bisogna andare a vedere quando è nato Euclide. E è, diciamo, un modo di trovare il massimo comune divisore per via algoritmo, senza cioè dover fare la scomposizione in fattori primi dei due numeri. Ok? Adesso noi cosa faremo? Chi è? Q è l'insieme delle classi di equivalenza di questo insieme qua rispetto a questa relazione di equivalenza. Cioè cosa si fa? Questo lo voglio scrivere perché prima non l'abbiamo scritto quando riguarda l'altra relazione. Cioè Q, prima l'abbiamo scritta a parole, adesso Q per definizione non è altro che Z cartesiano n modulo questa relazione di equivalenza. Quando scrivo un modulo questa relazione di equivalenza si intende l'insieme delle classi di equivalenza, è di questa qua nuova, questa non è quella di prima. Ok? Naturalmente quando arriviamo a Q, quindi l'insieme delle classi di equivalenza sono le frazioni, se volete, come rappresentante. Che le frazioni non siano uniche lo sapete benissimo, perché io anche se vi do 6 noni invece che 2 terzi l'accettate lo stesso. Se vi dico fai 6 noni più un terzo e tu lo fai lo stesso, magari semplifichi prima, oppure fai 6 noni più 3 noni che fa 9 noni e semplifichi dopo, ma sempre uno fa. Ok? Però una volta arrivati qua, poi dovremo ridare le regole, che saranno abbastanza semplici. Quando io devo fare P su Q più P' su Q', come si fa? Q Q', P Q' più P' Q. Questa è la definizione di somma. È più facile da dare rispetto a... Non serve il minimo comune multiplo di Q e Q' qua, serve un comune multiplo. Poi magari se devi semplificare, semplifichi pure dopo. Non è necessario. Posso definirla così. Nel senso che qua può darsi che si debba semplificare, quindi questa poi, una volta fatta così, devi passare alla classe di equivalenza, cioè eventualmente devi semplificare. Perché per esempio se io faccio un ottavo
più un 24esimo, questo fa un sesto. Un ottavo non si può semplificare, un 24esimo non si può semplificare, ma quando vado a fare la somma, questo fa 24, 3 più 1 fa 4, fa 4 24esimi, semplificato mi dà un sesto. Quindi se io qua ci avessi avuto 3 24esimi, non è che serviva semplificare, cioè devo semplificare prima per forza prima di fare la somma. Ah, anzi, meglio ancora, già ce l'avevo tutti i 24esimi, cioè 3 più 1 fa 4, 24esimi fa 6. Quindi, come vedete, con le frazioni comincia a essere più chiaro il concetto che siamo in presenza di una classe di equivalenza, perché non sempre la frazione che risulta dalla somma ci appare già semplificata, a volte la dobbiamo per forza semplificare dopo. È chiaro che il procedimento di semplificazione ci fa passare da una frazione a una frazione equivalente, perché come vedete, se io ho 4 24esimi o un sesto, 4 per 6 fa 24, 1 per 24 fa 24, quindi non cambia nulla, rispetta la relazione di equivalenza che ho scritto. Però la regola della somma è questa qui. E la regola del prodotto come si fa? P su Q per P' su Q' si fa P'P' su Q'. E la divisione chi è? Non ricordate come si fa la divisione? Questo è il prodotto. La divisione, quando vado a fare P su Q diviso P' su Q' è PQ' fratto Q' fratto QP'. Cioè la moltiplicazione per il reciproco. Cioè prima, quando vai a fare diviso, devi fare prima giri la frazione di destra e poi per prodotto. Quindi qua là lo vedi benissimo che la divisione è il prodotto per il reciproco. Ok? Quindi adesso questo lo vediamo giovedì per bene. Però possiamo già dire che cosa? Che come la prima relazione di equivalenza ci ha fatto passare da n cartesiano n, le classi di equivalenza sono i numeri interi, quest'altra relazione di equivalenza sulle frazioni ci fa passare a un insieme di numeri che si chiamano numeri razionali. Questi numeri razionali possono essere designati come frazioni, possono essere anche indicati in un altro modo, perché io posso scrivere un settimo ma posso anche scrivere in un altro modo un settimo, posso anche scrivere 0,14 28 57 periodico. Sì. È questo. Perché se andate a fare la divisione di 1 diviso 7, facciamo 1 diviso 7. Come si fa 1 diviso 7? Esiste anche la divisione con le cifre decimali, no? Allora 0, virgola, poi aggiungo uno 0, viene 1, 3, 0, 4, 7 per 4 è 28, 32, 2, 14, 20 e 6, 7 per 8, 56, 64, 5, 7 per 5, 35, 45, poi 7, il resto è 1, e che succede adesso? Si riparte da capo. Ok. Oh, ci sta però un piccolo problema. Questo qua vi dico questo soltanto e poi ci lasciamo. Per esempio, domani faremo la regola per passare. Per passare dalla frazione al numero decimale basta fare la divisione. Che succede? Che i numeri, le frazioni corrispondono ai numeri decimali che hanno un'espansione decimale limitata oppure periodica.
per esempio radice di 2 non è un numero razionale, infatti quando lo andremo a scrivere le cifre non si ripetono mai in maniera quadrata. Però, ecco, la domanda è: chi è più grande? Un mezzo o 0,4999 periodi? Ecco, la risposta è che sono qua. Non ci sta. Sono. Ma un mezzo è 0,5. E quel numero non ha un'unica espansione decimale. O scrivete 0,5, o scrivete 0,49 periodi. È la stessa cosa. Lo vedremo domani. Lo vedremo domani come esercizio.